Sifu Wang. Sifu Wang, fate l'applauso. Grazie mille. Il suo stile come si chiama? Questo è in realtà è lo stile J, proprio lo stile Jedi, basato sulle arti cinesi. Lo stile Jedi cinese, quindi non è uno stile Jedi originale. No, è lo stile di questo personaggio che, essendo un Jedi cinese da parte di padre, ha imparato questo stile di combattimento. Allora, Luca è esperto di Jedi, vieni qua. E Chiara è esperta di Cina. Chiaramente. Quindi, cosa ha studiato questo maestro Jedi? Allora, il padre di questo maestro Jedi, il mio padre, ha imparato gli stili Shaolin, poi Wudang e l'uso della katana cinese, il Miao Dao. La katana laser? La katana vera? Sì, proprio Miao Dao si chiama. E come hai imparato l'arte Jedi poi? L'arte Jedi l'ha imparata sul pianeta dei Jedi. Qual è il pianeta dei Jedi? Quello che appare nell'ultimo Star Wars. Vedi, capito. Ok, e qual è stato il suo quello maestro? Quello dove... Anakin. Quello che appare nell'ultimo. Quello che appare nell'ultimo. Cade Anakin a lui. Quello che appare nell'ultimo. Nell'otto. Nell'otto, quindi è Kylo Ren. No, non Kylo Ren, l'altro. L'altro, Luke. Ah, cavolo, Luke, noto maestro di Kung Fu. Sì, giusto. Ha insegnato a mio padre. Mia mamma invece, cioè, Luke è stato allenato, sì, da tuo padre. Sì, invece mia mamma E Obi-Wan che cosa ha fatto? No, invece Luke ha insegnato a suo padre. Sì. Ah, ok. Invece sì, perché è stato, perché non so se avete presente che Donnie Yen in un capitolo di Star Wars interpreta un personaggio. Il pubblico è interessato a questa storia, giusto? Interpreta. Zitto, R2. Grazie, R2. Un personaggio che ha la forza, ma non l'ha ancora conquistata. Quindi non ha la forzissima. No. Invece, la forzetta. Invece, okay. Invece il mio personaggio ha la forza, okay. Ha imparato la forza unendo i due stili di arti marziali, quello cinese e quello Jedi. Hai capito, è vero. E poi dov'è finito? Purtroppo è un personaggio che è proprio... Non ha fatto neanche un cameo, esce dalla città della mia mente. Ma tu glielo dovevi dire a Lucas però, perché se rimane nella tua mente Lucas non lo mette nel film. No, e allora! Puoi parlare con Lucas Gismondi che... che ha il contatto di Lucas. Ok, se volete avere maggiori informazioni sulla storia di questo personaggio, trovate il maestro lì dove c'è lo stand di Hero Squad. Ok, grazie maestro, applauso al maestro di Kung Fu!